Sbagliati 2 giorni, ma il 10 settembre abbiamo preso atto che il progetto era di project, non andava avanti, si era chiuso e come avevamo già detto, avevamo già preso appuntamento con la Regione Comune di Firenze. Il 12, mi sembra di ricordare, abbiamo fatto un incontro in Regione per capire se c'era la possibilità di portare dei finanziamenti su queste immobili. Da questo incontro è nato un interesse, no? Abbiamo portato tutta una serie di documentazioni e la Regione Toscana si è mossa per capire quali potevano essere i fondi da portare su questo immobile rispetto soprattutto alle risorse europee 2014, mi sembra 2019, e su questo si sta lavorando. Abbiamo ora una bozza di protocollo da sottoscrivere e il 9 di gennaio è fissato un altro incontro in Regione insieme anche al Comune per verificare gli atti e poi sottoscrivere anche questo protocollo e ci vede insieme alla ricerca di queste risorse, perché chiaramente cercare queste risorse vuol dire anche adeguare il progetto a queste risorse.